Al seminario intitolato dell'abecedario della politica organizzato da Il Cantiere, l'associazione politica Il Cantiere, incontriamo il professor Lorenzo Renzi, filologo dell'Università degli Studi di Padova, e che terrà una relazione intitolata Il lessico politico italiano. Ecco, il lessico politico italiano di cosa più o meno quali saranno i temi che toccherà? Le parole della politica, semplicemente. Naturalmente le parole della politica sono tante. Se addirittura si dovesse parlare poi di come parla la politica più in generale, allora oltre che delle parole dovremmo parlare anche di altri aspetti, del modo in cui i politici argomentano pro o contro una tesi o di quale tesi preferiscono parlare, per esempio oggi, o di quali parlavano ieri, per non dire che il titolo potrebbe far pensare addirittura al lessico della politica attraverso i tempi, attraverso i secoli. Io veramente mi limiterò all'italiano moderno, contemporaneo. Ci sono state epoche in cui il lessico della politica ha avuto una maggiore fortuna, anche per esempio nelle classi, diciamo, tra gli ascoltatori della politica, ecco. Ma non direi, a dire la verità. Il lessico della politica, dicendo questa espressione, pensiamo piuttosto sempre a come parlano i politici, è però giustissima l'osservazione di come recepiscono il lessico della politica anche quelli che non sono autori, ma consumatori piuttosto. Il numero dei consumatori è enormemente aumentato negli ultimi tempi, soprattutto con i social network, perché si impadroniscono di questo lessico anche non i professionisti e ne fanno quello che vogliono. E questo è un fenomeno certamente più nuovo, anche se anche in passato le grandi parole chiave della politica, che possono essere stati comunismo o reazione, rivoluzione, sono diventate insegne di grossi gruppi di persone istruite e non istruite. Bene, a questo punto io non mi resta altro a me di augurarle buon seminario e buona relazione. 11 novembre Grazie. 2014, Gian Nicolacione per Libri TV, siamo all'Hotel Aleph Boscolo di Roma, alla presenza appunto della professoressa Maria Carosella. C'è un seminario organizzato dall'Associazione di Cultura Politica Il Cantiere sull'abecedario della politica, e la professoressa Maria Carosella, linguista dell'Università di Bari, Aldo Moro, terrà una relazione intitolata dal latino volgare al fiorentino. Ecco, appunti per la biografia dell'italiano. Ecco, di cosa si parlerà in questa relazione? Ovviamente presumo si parlerà di linguaggio anche, linguaggio quindi comunicazione e politica. Allora, in questo intervento nella fattispecie si vuol far vedere da dove nasce la lingua italiana, e quindi l'italiano come lo intendiamo noi oggi, quindi italiano standard e italiano dell'uso, i due italiani, da dove nascono e qual è la storia della nostra lingua, perché tante volte la utilizziamo male perché magari nemmeno la conosciamo bene, no? Non conosciamo la storia, non conosciamo come si è evoluta, da dove nasce. E quindi ecco, questo intervento vuole, come dice il titolo, far vedere qual è la biografia dell'italiano, cioè dal latino volgare, come il latino volgare si è evoluto fino a diventare il fiorentino e come il fiorentino è diventato poi quello che noi oggi chiamiamo italiano.